Salve, in questo filmato vi farò vedere come fare creare un disco virtuale con Windows 7. Io avevo già registrato il filmato, ora vi sto facendo vedere da diverse prospettive, cioè da due prospettive diverse. Come sto realizzando il video come vedete era già fatto, io sto ora dicendo cosa si deve fare per, metto in pausa per realizzare questo disco virtuale. Non so esattamente a cosa può servire un disco virtuale, però vi faccio vedere come si fa. Si può fare con Windows, ritorno un po' indietro nel filmato, si può fare con Windows 7, Windows 8.1 e anche Windows 10 XP non è possibile farlo. Questo disco virtuale funziona come se fosse una chiavetta, cioè praticamente una parte del disco diventa tipo un removibile. Potete fare tutti i gigabyte che volete, insomma, dipende anche dalla quantità di gigabyte che avete a disposizione. E quando potete inserire dei dati là dentro o addirittura installare secondo tempo un sistema operativo, ma è una cosa che non vi consiglio perché c'è da fare una procedura, diciamo, pericolosa per i dati, quindi io non la consiglio. Installare un sistema operativo sempre riguardo Windows perché potete installarlo in questo tramite una procedura particolare su appunto all'interno di questo disco virtuale e fare una sorta di dual boot con quello reale, non con quello virtuale, quindi fare il dual boot tra due Windows. Chiudo questo discorso, come vedete ora mi inquadro un po' io. Ora questo è un esperimento, questa doppia visuale, ecco, vi faccio vedere la mia mano, vi piace la mia mano, è affusolata. Ora andiamo avanti, dunque, sono un po' narcisista, devo dire. Andiamo qua sul computer, tasto destro, e su gestisci, gestione computer, andiamo su gestione disco, quindi gestione computer, gestione disco, io come vedete avevo fermato, scusate, filmato per poter parlare meglio. E allora andiamo su appunto gestione del disco. Qua ci sono tutte le partizioni del mio disco. Ve lo faccio vedere nel filmato praticamente. E poi dovete selezionare uno, ad esempio io ho selezionato qua il C perché praticamente mi dà la possibilità di rendere attivo gestione disco e mettiamo crea file VHD, quindi selezioniamo crea file virtuale. Selezioniamo la partizione computer, io ho selezionato la partizione C del computer, FDV sarebbe disco virtuale, e io ci metto qua nome, qualsiasi pendrive ci ho messo, tanto per fare l'esempio, ho salvato, faccio sempre la mia mano, che ho salvato. Facciamo espansione dinamica, così il disco virtuale si va ingrandendo man mano ci mettete dei dati. Scegliamo gigabyte e poi le dimensioni. Io mi sembra che ci ho messo 30 gigabyte, sì. Ecco, VHD, il file. Si crea un file che è un disco virtuale. Qua si è creato il disco virtuale e poi clicchiamo tasto destro, inizializza disco e qua lo facciamo praticamente formattare perché non è allocato. Lui riconosce il disco. Riconosce il disco e poi
faccio un nuovo volume semplice, avanti, lasciamo quella dimensione che abbiamo deciso, poi qua segniamo una lettera qualsiasi che sia libera, io ho segnato la R, in questo caso potete segnare quello che volete avanti, NTFS, predefinito, lasciate tutto com'è, andiamo avanti, fine, clicchiamo su fine, abbiamo il nostro disco virtuale formattato in NTFS. Dopodiché, che ho fatto nel video? Come sapete io faccio i video un po' di nascosto, quindi prima faccio il video e poi il commento. Sono andato sul computer e vi ho fatto vedere il volume che ho creato, quindi 29 GB e 9 da 30 GB, e avete questa sorta di chiavetta, chiamiamolo, sono un removibile all'interno del disco. Collegate appunto, potete scollegare e collegare come se fosse una tramite il menu a tendina, potete collegare e scollegare come se fosse una chiavetta o un disco removibile praticamente esterno. Ecco qua, il filmato è finito, io vi faccio vedere sempre nel filmato come si può poi eliminare con un semplice clic. Si elimina e quindi potete eliminare questo disco virtuale quando volete. Io qua mi sono un po' dilungato nel video. Si elimina esattamente con un semplice file, come se fosse un semplice file. Quindi vedete voi come utilizzare un disco virtuale così. Potete mettere cose segrete, quello che volete nascondere, le mettete nel disco virtuale. Perché io non vedo nessuna cosa, diciamo, fattibile per un disco virtuale. Comunque, vi ho fatto vedere come si fa. Ciao ciao a tutti, è finito il video. Ciao.